La prima isola delle pipi che visito è Pipilè. Arrivo con la barca alla paradisiaca Maya Bay, famosa location del film The Beach del 2000 con Leonardo DiCaprio. Il mare turchese bagna gentilmente la spiaggia sabbiosa della seducente baia, con alte scogliere coronate da dense foreste intatte. Siamo a Maya Beach, ovvero l'isola famosissima del film The Beach, sì, con Leonardo DiCaprio, ma è un paradiso, sì, questo. Anche se il cielo oggi è un po' coperto, devo dire che i colori sono spettacolari. Sì. Vero? Su quale isola delle pipi siamo? Adesso sulla isola di Pipilè. Pipilè, che è l'isola disabitata, vero? Delle due maggiori. Sì. Bene, è famosa appunto per questa spiaggia, mentre l'altra isola, quella più grande abitata, qual è? Pipidon. Pipidon. E lì troviamo resort, sì, ristoranti, e lo vediamo dopo. Allora, le Phi Phi Islands sono un arcipelago. Sì. Quante isole più o meno conta? Cinque isole insieme. Cinque isole grandi, sì, e poi sono vari scogli. Sì. Questa conformazione è molto particolare, vero? Che sono, sì, dei ricordano un po' i faraglioni, sì, di Capri. Dicara. Tutti frastagliati qui attorno alle isole. Sì. Maya Beach di fatto è una piccola baia. Sì, piccola baia, proprio. E di giorno, come dire, è visitatissima, è uno dei posti più visitati, vero? Sì, sì. Tra le isole appunto che stiamo visitando, e di fatto è rimasto tutto molto selvaggio. Non ci sono non ci sono ristoranti, non ci sono bar. No, niente. Niente, qui si viene con la barca, sì, portare acqua da casa, sì, magari anche qualcosa da mangiare. Sì. Ecco, e tanta abbondante crema solare, rispettando l'ambiente anche per far sì che questa spiaggia rimanga sempre così paradisiaca. Sì. C'è il parco nazionale che sorveglia, sì. Sì. Vero? Parco nazionale Phi Island. Phi Island, sì. Perfetto. Allora, facciamo un giro, magari un tuffetto e poi ci spostiamo. Va bene. Dai. Prego.